questa puntata di Cucine da Incubo, lo chef Cannavacciuolo si reca in Veneto per soccorrere l'Osteria Vita Nova, un ristorante ormai prossimo al fallimento. Te l'hanno regalata questa, non era in offerta. Un proprietario soffocato dai debiti che ha perso entusiasmo e passione. A cagare. Uno staff composto da amici, votati ad aiutare il titolare, ma completamente alla deriva. Avete ordinato quattro bigoli a radicchio bianco voi? No. Di chi è quella dei funghi? Un menù inesistente. Piatto unico? Sì, insomma, piatto unico. Ci mettete pure il dolce direttamente? Piatti di pessima qualità, cucinati con ingredienti scadenti. No, lava! Riuscirà lo chef Cannavacciuolo a dare nuova vita al ristorante? Voglio vedere il tuo ristorante, la tua cucina, sta squadra! Antonino Cannavacciuolo, uno degli chef più rinomati a livello internazionale. Due stelle Michelin, tre forchette Gambero Rosso, tre cappelli dell'Espresso. Dal suo tempio della ristorazione, la celebre Villa Crespi, è pronto ad andare in soccorso di ristoranti sull'orlo della crisi. Anche se questo potrebbe rivelarsi un vero incubo. Padova, uno dei centri più attivi del Veneto. Una cittadina in cui si vive ancora a misura d'uomo e dove l'arte e la cultura si uniscono ad una solida tradizione culinaria. A qualche chilometro di distanza dal centro si trova l'Osteria Vita Nova, gestita da Gigi. Nato in Canada da genitori padovani, Gigi ha vissuto in giro per il mondo imparando il mestiere in varie cucine, fino a che ha deciso di tornare a Padova per mettere radici. Ero in Canada, con un amico decidiamo di aprire un ristorante a Padova, che chiamiamo Vita Nova. Il primo Vita Nova era un piccolo ristorante situato nel centro storico, celebre per la sua cucina a chilometro zero. Gli affari vanno talmente bene che Gigi decide di ingrandirsi e si trasferisce fuori dal centro. Ma le cose non vanno come aveva previsto. Siamo sull'orlo del baratro, si dice, ma il peggio deve ancora arrivare. La situazione del Vita Nova è talmente disperata che arriva in soccorso di Gigi un gruppo di amici storici. Ci siamo messi d'accordo e abbiamo deciso di cercare di dargli una mano. Noi non percepiamo gli stipendi, siamo qui proprio per dare una mano a Gigi. Gli do una mano quando era la merda, più completa, cioè per senso di umanità. Non siamo del settore, il Gigi non ce la fa perché non è un imprenditore. Il gruppo di amici non ha però nessuna dimestichezza con la ristorazione. La passione che li unisce è tutt'altra. Tutti noi siamo legati alla passione per il rugby. Ho giocato a rugby da bambino. Ho i miei figli che giocano a rugby, e Gigi ha i figli che giocano a rugby. Nel rugby viene chiamato terzo tempo il momento conviviale alla fine della partita, in cui le due squadre rivali depongono le armi per festeggiare. E Gigi è un sostenitore accanito del terzo tempo. Gigi è fuori, è un po' suonato secondo me. Non è adatto a stare con i clienti, con il pubblico. Ti togli di non rompere i coglioni, figa. C'ha la concezione di ristorante, di clienti, è tutta sua. Peperoni, cipolle, piatto fantastico. I clienti sono sempre gli esseri peggiori che un locale possa avere. Dopo non li vedi più comunque, molti non tornano. In questo clima rilassato e poco professionale arriva anche Vittorio, figlio di Valerio, un aspirante cuoco studente della scuola alberghiera che al Vita Nova è finito in un incubo. Mi faccio schifo da quando fate schifo voi. Ve lo dice uno che ha 17 anni. Fate schifo. Anche tu. Gigi non rispetta le regole, che sono la base di come si tira su un ristorante. La cucina non è che sia proprio una meraviglia, una favola di pulizia. La pulizia del locale è molto scarsa. Al Vita Nova vengono violate tutte le regole base di un ristorante. Addirittura quella più elementare, il menù. Il ristorante, infatti, offre un solo piatto, il celebre Vita Nova. Non c'è un menù, in genere c'è il piatto della casa e magari una o due varianti. Il piatto è monopiatto con le lasagne di tre giorni fa e la verdura è tiepida. Gigi ha reinterpretato la cultura del chilometro zero cucinando con cibi in offerta che trova giornalmente al supermercato dietro l'angolo. Non c'è la cipolla, c'è l'aglio però. È una spesa a risparmio sicuramente e anche manca anche sempre qualcosa. Hai comprato il parmigiano? Hai comprato? Questi dettagli, Mauro, sono dettagli. Le cose così non possono continuare sicuramente. Gli sforzi degli amici non bastano. Lo chef Cannavacciuolo deve salvare Gigi da un vero incubo.
Mi auguro che l'arrivo dello chef sì, gli dia un grosso aiuto. Speriamo che lo chef è l'ultima speranza. Mi auguro che lo chef riesca a imporgli regole. Lo aspetto con le gambe che mi tremano. Tutti attendono trepidanti l'arrivo di Cannavacciuolo. Ma quando lo chef arriva in stazione, ad aspettarlo fiducioso c'è solo Vittorio. Salve, chef. Vittorio. Piacere, Cannavacciuolo. Vittorio. Gli altri sono ancora ignari del fatto che lo chef è già arrivato in città. Che piazza è qua? Piazza dei Frutti. Ma qua fanno il mercato? Sì. Lo chef viene a fare spesa qua? Dovrebbe. E dove va a fare spesa? Supermercato. Ah, ma in cucina quanti sono? In cucina sono in tre. E in sala? Con me tre. E quante persone fate? Alla sera forse facciamo 6-7 persone. Allora giocano a pallone in cucina. Ma qual è il problema di questo ristorante? Il problema è Gigi. E chi è sto Gigi? Fa il proprietario e anche il cuoco. Cucina male, si comporta male con i clienti, urla in cucina. E tu cosa fai al ristorante? Sto principalmente in sala, però faccio la scuola alberghiera, no? Ah. Piacerebbe diventare più chef che stare in sala. E in futuro vorresti lavorare in questa cucina? In questa cucina qua di Gigi, no. Andiamo verso il ristorante, ho capito cosa mi aspetta, dai. Vittorio conduce lo chef al Vitanova. All'ora di pranzo il ristorante è vuoto e nessuno si aspetta clienti, tantomeno uno del calibro dello chef. Piacere, Cannavacciuolo. Francesca. Piacere, Valentina. Piacere. C'è lo chef? Sta giocando a pallone Gigi fuori, con l'aiuto cuoco. Non eravamo pronti a ricevere un personaggio del genere. Posso stringere la mano prima? Cannavacciuolo. Tu chi sei? Valerio, l'aiuto. E tu? Mauro. State facendo la linea? Sì. Del campo? Sì. La prima cosa che ho pensato quando è entrato qui dentro è... Adesso li fa fuori tutti. Un ristorante che non lavora, in più vedo loro molto sereni, giocano a pallone. Boh. Gigi, lo chef non si rende mica conto dov'è. No. Dovremmo dirglielo. È al Vitanova. Preferiamo sdrammatizzare e vedere il lato comico. Cerchiamo di essere quantomeno allegri nella disgrazia. Mentre in cucina si ride e si scherza, lo chef in sala non si diverte affatto. Ma lo può cambiare questo bicchiere? Certo. Che è macchiato? Questo pure è macchiato. Ne cerchiamo uno non macchiato? Uno bello pulito. Uno bello pulito. Il primo approccio al momento in cui si è seduto non è stato dei migliori. Domandagli se c'è qualcosa che non ama. Se ha sì, i bicchieri sporchi non ama. Ha qualche preferenza nel mangiare? È allergico a qualcosa? Guardando il tuo grembiule sono allergico a tutto. Ma hai visto che grembiule sì. No? Tu esci in sala con un grembiule così? Davanti a un cliente? Ero più che in imbarazzo, cioè... Devo cambiarmi il grembiule, ne hai un altro? Certamente che abbiamo un altro grembiule, ma fa più schifo di quello. E Vittorio, poverino, è l'unica persona seria che c'è. Non c'è, chef, una traversa. Prego, sdoglilo proprio questo grembiule. Finalmente arriva il momento di ordinare, ma al Vitanova anche questa semplice operazione risulta impossibile. Il menù? Il menù non abbiamo un menù scritto. Fai una cosa, vai in cucina, sì. Me lo scrivi su un foglio di carta il menù, perché mi piace leggere e sapere pure quanto costa un piatto. Va bene. Gigi? Yes, sir. Concentrati, ho bisogno di un menù scritto. Ancora. Concentrati, se no non se ne va più. Dimmi. Penne. Penne come? Arrabbiate. A quanto le penne? Non so, quanto pagate un piatto di penne quando andate a mangiarlo fuori? 10 euro tutto compreso. Non li sappiamo effettivamente i prezzi dei piatti. Le verdure di contorno come sono? Saltate in padella oppure grigliate oppure stufate al forno. Cosa dici? Ma cosa stai dicendo? Ma che cazzo devi dire qualcosa? Tipo... Ma la tovaglia pulita c'è? No. C'è molto disordine, c'è tanta confusione, sporco, non c'è serietà. Preferisco mangiare così, sinceramente. Voilà, menù. Penne all'arrabbiata, spaghetti alla chitarra con verdure, scaloppine di maiale a vino bianco, verdure grigliate, perciò. Se no c'è il piatto Vitanova. Che sarebbe questo piatto Vitanova? Fantasia dello chef. Vedendo la carta qua, fantasia proprio zero. Ce n'è poca, eh? Vabbè, prendo questo piatto Vitanova, poi spaghetti alla chitarra con verdure e la scalopina di maiale al vino bianco. Grazie. O ti mangi questo o te ne vai, in poche parole. Gigi. Yes, sir. Ordine. Spaghetti con verdure, scalopina e piatto Vitanova. Quando? Tutto adesso. Ma qua il massimo che fate i coperti, quanti sono? In questo momento forse magari 3 o 4 persone al giorno. Non c'è una grande affluenza. La situazione del locale è disastrosa. Per lo chef non è che l'inizio di un pranzo da incubo.
finisci di mangiare prima, no. Mauro, ma figurati. No. Cioè, è un boccone. Ma finisci in cucina sto boccone, e poi vieni in sala. Cos'è questo? Bigoli, penso, con i funghi e un po' di pomodoro. È buono. Cosa? Il prezzemolo? Piatto. No, il piatto. Che significato è sto piatto? Come i funghi champignon, sanno di niente. Fa cagare. Tra quelli che costavano meno erano anche in offerta. La spesa e le materie prime sono di pessima qualità, come al solito, anche oggi. Sta venendo una cagata sta questa. È in brodo, non l'hai neanche infarinata, ma sei una bestia, sei. Ottima. Ottima? No. Questo è il piatto dello chef. Eccoci. Allora, scaloppino al vino bianco, le verdure grigliate, patate passate in padella e radicchio. Secondo te è presentabile sta carne, eh? Adesso mi chiama lo chef e mi riempie di merda. Piatto impresentabile, brutto da vedere, carne durissima e poi è dolce, non lo so perché da cosa viene questo dolce. Non ho idea, riferisco in cucina però. Gigi! Allora. Impresentabile, insignificante e stranamente dolce la carne. Per forza gli ho fatto vedere il vino, ha detto moscato buono, l'ho buttato dentro. Lo chef aveva certamente la ragione a mandare indietro i piatti. L'avrei fatto anch'io. Sì, non è proprio il massimo di quello che riusciamo a fare. Fammi qualcosa che vuoi te a questo punto, dai. Yes, sir. Mamma mia. Ma come si può fare ristorazione così? Chef, come andiamo? Non perda la speranza, eh? Prima mangiavi, adesso bevi. La prossima volta vieni con la sigaretta. Ce l'ho. Adio, vogliamo fare serio, no? Ristorazione uguale, serietà. Esatto. Il Vitanova è completamente allo sbando e le critiche dello chef non risparmiano nessuno. Il clima della cucina a questo punto cambia completamente. Che cazzo faccio? Sono completamente della merda. Cosa facciamo? Che palle. Siamo in merda. Cosa vuoi vedere? C'è la lasagna, cadavere. Che stanno facendo di là? Chef, stanno scavando negli abissi del frigo praticamente. Mi avvelenano proprio adesso. Sì. Cosa facciamo? Mi fai la scaloppina fatta bene, la infarini. È consapevole di fare una brutta figura, ma demoralizzato al punto che non ha più l'energia per riuscire a risollevarsi. Ci scusiamo tanto per l'attesa, ma c'è un po' di confusione. Come ti sei conosciuto con Gigi? Allora, noi abbiamo una passione comune per il rugby. Perciò sapete cosa significa un gioco di squadra, no? No, non c'è. Cosa stanno facendo? La stessa merda è prima, però disposta in modo diverso. Ecco, chef, questo è il piatto di Tanova per la seconda volta. Sì, ma che cos'è? Spaghetti alla chitarra, funghi e verdure. Mangia. Deglutisce. L'idea è di fare una matriciana qua, con un labbro che fa schifo. Questa che è una scaloppina? Dovrebbe essere una scaloppina. Capisco. Vabbè, mi chiami Gigi? Sì. Lo chef Cannavacciuolo è incredulo. È arrivato il momento di affrontare l'allegra brigata di cucina. Ho fatto fare un piatto a Gigi. Ho detto fammi una cosa che vuoi te. In poche parole mi ha dato gli stessi piatti di prima. Solo i funghi sono andati sulla scaloppina, le verdure sono diventate caponate. Ma ci sono 999 combinazioni con tre elementi, voglio dire. Puoi pure lavorare, ci sono posti che lavorano con tre ingredienti. Non tre ingredienti presi così. I funghi che sanno di niente. Ma non perché tu non li segui, c'è proprio il fungo questo che non sa di niente. Mi sono reso conto che il posto qui è proprio molto peggio di come lo pensavamo. Voi dovete capire se volete fare ristorazione o l'avete presa per un gioco. Io penso ci tenga anche Gigi. Ma Gigi lo so che ci tiene. Certo che ci tiene. È il cervello che... Lo chef si è fatto un'impressione che siamo un branco di animali e non valiamo niente, quando in realtà io so che abbiamo delle potenzialità. Ho sentito rugby. E noi siamo molto, molto forgiati sul terzo tempo, ma abbiamo fatto poche partite. È la cosa più bella che ci può essere il terzo tempo. Ma prima ci vuole i sacrifici. Da questo momento ci incominciamo a allenare insieme. E poi dopo ci sarò pure io con voi al terzo tempo. Sicuramente Gigi ha accusato il colpo oggi, senza dubbio. Scende la sera.
La notizia dell'arrivo dello chef Cannavacciuolo si è sparsa in città e la sala del Vita Nova, per la prima volta dopo 2 anni, si riempie. Buonasera. Buonasera. Buonasera, chef. Buonasera, buonasera, chef. Era un'offerta. Te l'hanno regalata questa, non era in offerta. C'è un menù per poter vedere? No, è tutto a voce. Ah. Un piatto unico? Sì, insomma, piatto ci unico. Ci mettete pure il dolce direttamente? No, il dolce non lo mettiamo. Dolce dopo. Allora, 2 antipasti, 2 spaghetti al pomodoro e 2 arrosti, uno con le verdure e l'altro senza. Gigi. Yes, sir. Ma le comande dove ce l'hai? Tutto qua. Tutto qua. Ma chi è che ha preso l'ordine sul tovagliolo? Valentino. Ma perché non c'ha una roba dove prendere l'ordine? Perché a Vitanova hai mai visto una roba col prendere l'ordine? Dovremmo comprare dei blocchetti, forse. La mancanza di organizzazione ha ovviamente un effetto devastante sul servizio. Avete ordinato 4 bigoli a radicchio bianco, voi? No. Di chi è la polenta e i funghi? Scusate, avete ordinato 4 bigoli a radicchio bianco? Di chi è? È vostra? Sono le 9, noi aspettiamo dalle 8 e un quarto. Dicevano i clienti decisamente arrabbiati perché i tempi stavano andando per le lunghe. Scusi. Ci stanno neanche a sentire. Allora, esco con sti Vitanova, che non sono le ordinazioni che hanno fatto loro, però non c'è altro rimedio. L'unica cosa era uscire coi piatti, perché avevano aspettato veramente troppo. Finalmente i piatti arrivano ai tavoli, ma questo non migliora affatto la situazione. Ma era quello che avevate ordinato? No. Cioè, io ho ordinato il roast beef. Se ordino roast beef e mi dicono che c'è, almeno mi aspetto che mi portino quello. Un cliente che fa un ordine e pretende di avere esattamente quell'ordine è un cliente particolarmente esigente. Pasta corta, penne con straccetti di manzo. Può andare? No. I clienti non erano assolutamente esigenti. Chiedevano solo quello che gli era stato detto che c'era. Dopo l'ennesima brutta figura, Francesca rientra in cucina per ottenere l'attenzione di Gigi. Gigi? Concentrati, dimmi che cosa le fai che glielo devo proporre. Ma cosa che fermo, gli spaghetti qua a senape? Sì. Francesca ha un carattere solido, peperino. Se mi rileggi anche questa comanda, è la tua? No, non è la mia, per cui non te la posso rileggere. Poco propenso a essere manipolata, insomma, in qualche maniera da Gigi. Se la fai a fargliela questa? No, ho capito niente, però sì, ce la faremo. Di fronte alla superficialità di Gigi, Francesca è davvero esasperata. Poi sai che c'è Gigi, me ne sto andando. No, Francesca, non rompere i coglioni, almeno scrivi in stampatello prima di andare via. Secondo me Francesca è andata via per non litigare. La Francesca è andata via? La Francesca si è incazzata. Da adesso io come faccio a sapere, di chi è? La sala è tua, vai a vedere. Guardate che vado via anch'io. Qui dentro sono tutti impazziti e improvvisati. Nessuno ha una meta comune. È come avere l'ingrediente di un risotto e non saperlo mantecare. Le conseguenze della confusione dello staff non tardano infatti ad arrivare. C'è ancora lo spago. Cameriere! Guarda, sì. Prima intanto c'è lo spago, poi è immangiabile, perciò... È appena tornato indietro questo perché è immangiabile, c'è lo spago e fa anche schifo. Butta via, Vittorio. No, che butti via, lasciala. Gigi continua a non preoccuparsi dei clienti, si limita a spostare il cibo in un altro piatto. Ecco. Ma scusi, cosa cambia? Sì. Me la porti indietro anche questo. Okay. Scusi. A quel punto la situazione degenera del tutto e Gigi reagisce facendo quello che uno chef non dovrebbe mai permettersi in una cucina. 2 roast beef e 1 solo verdura. Fai 1 solo verdura per piacere. E mette le mani dappertutto, è non curante, mescola dei primi piatti l'un l'altro. Sì, eccoli qua, no, vai via, cosa che vuoi fare che nell'altro? No, lava. Siamo stati costretti a riprendere quello che era già cotto, rimetterlo in padella e farlo rivivere. Cioè, noi dobbiamo mangiare questa cosa, ma scherziamo. Io ho anche le penne in mezzo ai bigoli. Cioè, no. Sì. Chef, in sala perché ci sono dei clienti che si stanno lamentando. Sa di bruciato, fa schifo. Capita qua, il bruciato è la nostra caratteristica. Gigi non reagiva e continuava con questa pagliacciata che basta. Io non lo capisco tanto perché ama tanto questo posto, me lo fa proprio degradare. A fine servizio, lo chef Cannavacciuolo riunisce lo staff per dare voce alla delusione di tutti. Dopo quello che ho visto io stasera, farei quello che ha fatto Francesca. Me ne andrei via. Non pensavo nella mia vita di vedere un servizio così. Gigi. Yes, sir. E adesso, questo secondo voi è ristorazione? Beh, siamo andati alla grande, voglio dire, no.
tu stai fuori. Gigi si ostina a dire che il servizio è andato bene perché si sente tanto in colpa nei nostri confronti. Parlavamo del rugby. Abbiamo perso la partita alla grande, abbiamo preso la batosta, ma abbiamo giocato bene. Ma quale partita ti sei vista? È il delirio. Senti, com'è andato il servizio stasera? Devastante. Io la sto prendendo sul serio sta roba, cioè mi sono sentito umiliato anche. Sai cosa devi rispondere te? Il servizio è andato una merda. Il servizio è andato una merda. Ma convinto? Ma convinto, bravo. Tu mi devi dire se hai voglia di cambiare. Io sì. E anche lo chef, cosa è venuto a fare? A farsi prendere in giro? Oh, yes sir. E avanti con sto yes sir. Questo genere di risposte che sembrano degli sfottò. Io se sto qua ti voglio aiutare e tu per il culo a me non mi prendi, perché io domani non so se entro qui dentro, se tu ragioni ancora così. Ho avuto proprio timore che lo chef a un certo punto potesse andarsene. Tu vuoi che io me ne vada? Assolutamente no. Lui stava proprio camuffando, come un bambino forse non vuole capire. Se tu vuoi uscire veramente da questo incubo e mi ascolti, io te ne faccio uscire. Ma devi essere convinto, capito? Sì, signore. Beh, finalmente almeno mi si signor no yes. Del cazzo. Tra poco. Lo chef Cannavacciuolo ispeziona una cucina sudicia e abbandonata. Guarda sta mano. Lo chef riporta Francesca in squadra. E lo staff del Vitanova impara a muoversi verso una meta comune. Così vi voglio! Bravi! Giunto a Padova, lo chef Cannavacciuolo si è trovato ad affrontare un incubo, l'osteria Vitanova. Gigi, lo chef non si rende mica conto dov'è. Dovremmo dirglielo. Che è al Vitanova. Pochi e pressoché identici piatti cucinati malissimo. È insignificante il suo piatto, come i funghi champignon, sanno di niente. Uno staff improvvisato. Noi aspettiamo dalle 8:15. Hey Houston, we got a problem. Un proprietario che non vuole ammettere di essere sull'orlo del baratro. Beh, siamo andati alla grande, voglio dire. Tu stai fuori. E ora lo chef Cannavacciuolo sta per entrare in cucina. Il giorno dopo, il Vitanova riprende la sua solita attività mattutina. Lo chef Cannavacciuolo è pronto per l'ispezione della cucina, ma si trova di fronte a una situazione del tutto inconsueta. Buongiorno, state facendo una ricca colazione. Un brindisi con noi, chef. No. Dai, posate questi bicchieri, andiamo dentro in cucina, dai. Yes, sir. Che la mattina si entra in cucina. Noi in cantina. Noi in cantina, noi bravo. All'inizio del lavoro facciamo sempre un briefing, diciamo, in termine tecnico. La mia prima impressione, qui dentro sembra una cucina che non ha mai lavorato, che è abbandonata. Qua lo usi questo? Che ci vuole a fare con uno straccio così qua? Guardate qua, guardate sta mano. Ragnatele, in una cucina di ragnatele. Ieri sera con questo pulivate taglieri, tavoli, metti il naso dentro. Cioè, lo chef assolutamente aveva ragione. Un'altra opera d'arte, vieni qua, vedi. Tu qua ci lavi i piatti dove ci metti il cibo dentro. Chi ci vuole a pulire un cestello di questo? Questa è della pulizia, è la parte più noiosa del lavoro. Vogliamo andare a vedere i frigoriferi? Dai. Che c'è qui dentro? Questa è quella che c'è in questo ristorante, cioè niente. Frigoriferi vuoti e dispensa è la normalità. La cucina rispecchia il cuoco. Questa cucina qua è trasantata, come te, Gigi. Guarda che grembiule ci avete davanti. Lo stato di questa cucina rispecchia lo stato d'animo di Gigi. Tu devi ritrovare l'entusiasmo di quando hai aperto la prima volta il ristorante. Quei momenti là, perché alla pulizia, alla spesa, si può rimediare. Ma quello che mi preoccupa sei tu, Gigi. Penso che Gigi senta proprio il peso del fallimento, ma a volte me lo dice. Perché non ti prendi cura del tuo ristorante? Non lo so, chef. Sei stanco? Hai voglia di chiudere? Mi devi dire la verità? Sì, parecchio. Sono stanco, ho voglia di chiudere. Non è vero. È una bugia. Sembra che noi crediamo più di lui in questo locale. Gigi, loro due stanno qua per te. Loro non prendono soldi, lo fanno veramente per amicizia. Devi ritrovare quell'entusiasmo per loro. Io vi posso dare una mano e vi do una mano. Ma come prima cosa,
mi dovete pulire sta cazzo di cucina. Io spero che questa cosa vi faccia tornare veramente la voglia di fare quello che facevo una volta. Oh, ricordatemi che non devo dire yes, sir. Mi è un po' passata la voglia di chiudere questo ristorante. Lo chef Cannavacciuolo vuole far capire allo staff che bisogna lavorare uniti per rilanciare il ristorante. Per farlo, dà appuntamento loro in un luogo dove per vincere le mete si devono raggiungere davvero. Come prima cosa lo chef deve ricomporre il gruppo del Vitanova. Per questo è andato a recuperare Francesca. Eccoci qua. Buongiorno. Non mi aspettavo che tornasse. Pensavo fosse una porta chiusa. Hai visto chi c'è qua? Sono andato a recuperarla per te. Perché tu non ti puoi permettere di perdere un elemento della tua squadra. Gigi, l'altra sera me ne sono andata perché c'era troppo caos. Ma adesso siamo tutti qua per darti una mano. Vieni dentro, dai. Vai. È così che si fa con Gigi, cioè o lo ami o lo ammazzi. Ieri sera ho visto che eravate tutti schegge impazzite, tutti eravate dei battitori liberi, perciò oggi siamo qua, per farvi capire cosa è veramente una squadra. Ragazzi! E oggi loro vi fanno capire cosa significa lavorare tutti insieme per una meta comune. Noi non siamo mai stati una squadra. Noi siamo stati più un'armata Brancaleon. Raga, fategli vedere come si comporta una vera squadra, dai. Nel rugby, la macchina della mischia si usa per insegnare alla squadra ad avanzare unita. I movimenti dei giocatori devono essere perfettamente coordinati per arrivare a meta. Guarda come sono uniti. Bravi. Adesso tocca a voi spingere quella macchina là. Non mi aspettavo che anche noi dovessimo spingere l'attrezzo là. Dai, fatemi vedere voi adesso. Uniti, uniti, dai. Vai, dai tu l'ordine. Ma tu non lì. Gigi, dai, dai, dai. Dai, vai che si sta muovendo. Abbiamo guadagnato con forza metri di terreno. Così vi voglio. Bravi. E ho sentito le mani delle ragazze dietro, che anche loro hanno spinto parecchio. Certamente quello che fa una squadra è un obiettivo comune. Assolutamente io non credevo di potercela fare a spostare quella roba. Hai visto che ce l'avete fatta o no? Ce l'abbiamo fatta, non avrei scommesso neanche un centesimo. Lo voglio vedere nel tuo ristorante, nella tua cucina, sta squadra. Sì, chef. Bravi, siete stati bravi. Grazie allo chef Cannavacciuolo, lo staff del Vitanova ha fatto un passo avanti nel trovare il giusto spirito di squadra. Ma per fare meta occorre ancora lavorare sulla cucina. Finalmente ho visto il gruppo, ho visto una squadra. Abbiamo fatto un bel passo. Una bella azione. Ma adesso dobbiamo fare ordine in cucina, Gigi. Basta quella confusione di piatti, che non avevano un senso. Poi c'è una novità. Oggi Vittorio lavora con te in cucina. E farete un piatto uguale insieme. Due linee diverse, ma la stessa ricetta. Piatti della tradizione veneta. Dai, mettiamoci all'opera. Ero emozionatissimo perché cucinare davanti a un personaggio del genere è molto improbabile nella vita. Guarda come lavoro, potresti un giorno lavorare con te in cucina. Vengo fuori da una scuola, quindi so come più o meno. Lui invece è parecchio tempo che lavora, quindi ormai ha perso le abitudini. Dammi quella padella e la eliminiamo, perché secondo me avete fatto una stronzata. Tagliate il radicchio e lo mettete a crudo, in ultimo, nella mantecazione del risotto. In effetti era quello lo scopo, tanto gli ho dato una saltata così per... No, la saltata hai perso colore. Colore. Sì, beh, non so. Croccantezza, tutto. Vittorio ci fa ricordare quando eravamo giovani noi. Adesso tutto io, faccio tutto io. Non eravamo capaci di fare nulla, ma eravamo pronti a tutto. Quando manca il riso? 3 minuti, 4. Se ti avevi messo dopo di me. Oggi è stata una prova, quindi non ero neanche preparato. Primo! Fa schifo!
Finito. Vittorio, ti sei fatto fregare l'emozione. Ah, sì. Troppo brodo. Ho fatto un errore col riso, l'ho lasciato troppo acquoso. Il gusto ci siamo, ci sono margini di miglioramenti, dai. Te quando ci metti sai cucinare, eh? Grazie, chef. Non lo dica due volte perché sennò mi esalto. Ti è andato di culo sto risotto, eh? Esatto. Adesso sai cosa c'è di bello? Io sono terrorizzato ogni volta che... che vi faccio un piatto a voi. Wow. Fantastico. Quando ha detto che ci faceva lui il piatto, ho detto, boia, adesso si mangia di lusso per la prima volta qua dentro. Facciamo dei bigoli con vongole e cime di rape. Semplicissimo. Come prima cosa apriamo le vongole. Questi sono i gambi del prezzemolo, che non li buttiamo e li usiamo in queste cose, guarda. E peperoncino. Perché l'acqua subito sulle vongole? È perché la padella era molto calda. Ottimo. Mettendo subito l'acqua fa quel momento di alto vapore e quel vapore là mi serve per aprire subito le vongole. Qua pure bolle. Quest'acqua qua la usiamo per bollire i broccoli e in più dopo ci andiamo a cuocere i bigoli dentro. Guarda, qualcuna è ancora chiusa, ma se aspetto che si aprono tutte, perdiamo le altre. Me le pulite voi, dai. Ecco qua, i broccoli sono pronti. Guardate, faccio un passaggio molto veloce, perché c'è un po' di sabbia. Allora, piano piano, la sabbia rimane sul fondo e noi ci prendiamo il liquido pulito. Così, tutto organizzato, non perdo tempo per la ricetta. Hai visto? Prezzemolo, peperoncino, broccoli, aglio, vongole, cime di rapa, bigo, tutto organizzato. Questa è quella che si fa la mattina in una cucina, si prepara la linea per non andare in merda durante il servizio. Mi è piaciuta l'organizzazione dello chef perché quando finiva una cosa cominciava subito un'altra invece di aspettare, imbambolarsi come Gigi, guardare al vuoto. Vedi? Parla sta verdura, guarda. L'organizzazione e l'ordine in cucina era ciò che mancava, che sapevo che era l'elemento determinante, mancante di questo locale. Adesso andiamo a mantecarlo con un po' di olio. È stato bello vederlo, era sciolto, cioè era come se fosse sua la cucina da 50 anni. Hai visto che io qua non ho usato sale? Perché il sale chi è che me lo dà? E le vongole. Vedi, mettiamo un po' di acqua per fare la salsina, no? Hai visto il prezzemolo l'ho tagliato fine? No, come facevi te, che mettevi tutta la foglia. Prendere una scelta è farla propria. Ecco, questa è la grande semplicità e la grande difficoltà di riuscire a fare un piatto. Dai, assaggiate. Straordinario. Ottima combinazione. Pesce, terra. Lavorare così per un cuoco è un divertimento. Lavorare senza organizzazione, la cucina diventa un incubo. E a te ho voluto farti fare questo piatto per farti dimenticare come si lavorava qui dentro. Dagli una mano a sto ragazzo per fare quello che ho fatto io oggi. Avete capito? Sì, chef. Sì, chef. Bravo. Dai. L'Osteria Vita Nova ha bisogno di un profondo cambiamento e per questo lo chef Cannavacciuolo e la sua squadra lavorano duramente per regalare al ristorante un nuovo volto. Tra poco, Gigi e il suo staff entrano in un locale completamente nuovo. Lo chef Cannavacciuolo ha in serbo molte sorprese. Prego. Questi piatti qua l'ho pensato per te e per la tua osteria. Ma forse il team del Vita Nova non è ancora pronto per fare meta. Gigi, un capitano non molla mai, ricordatelo, eh!
Lo chef Cannavacciuolo è andato in soccorso del Vitanova, un ristorante di Padova in crisi, frequentato da pochissimi clienti. Voi dovete capire se volete fare ristorazione o l'avete preso per un gioco. Il personale da mesi non percepisce stipendio nel tentativo di aiutare Gigi, un proprietario assillato dai debiti e ormai privo di entusiasmo. E voglia di chiudere? Sono stanco, voglia di chiudere. La cucina è sporca e trasandata, i piatti immangiabili e lo staff è allo sbando. Come si può fare ristorazione così? Lo chef Cannavacciuolo è riuscito a motivare Gigi e a infondere nel team del ristorante uno spirito di squadra. Lo voglio vedere la tua cucina, sta squadra! È mattina e per lo staff del Vitanova è arrivato il momento di scoprire che aspetto ha il loro nuovo ristorante. Dai, buongiorno, chef. Guardate qua, ho cambiato il nome. Si chiama Osteria del Terzo Tempo. L'insegna è stato il massimo. Per noi del rugby il terzo tempo è tutto. Hai visto i tavoli? Hai visto le botti? Sono diventate fioriere. Dai, andiamo dentro a goderci il nostro terzo tempo, dai. Dai. Porca, porca, no. Mamma. Un applauso. Bello, bello, bravo. Grande chef. Fammi sentire il tuo cuore, fa. Sentilo, sentilo prima che scioppa. I tavoli apparecchiati, senza tovaglie, lucidati i marmi. Lo chef ci ha levato un problema e ci ha valorizzato la sala veramente al massimo. C'è un bancone vero. Non ce l'aspettavamo proprio una roba del genere. E voi donne non avete più parole? È caldo, proprio c'è il calore del rugby qui dentro, bello. Adesso qualcosa di personale per voi. Fremo. Una divisa perfetta. Mi volevo inginocchiare quando mi ha messo il cappello sulla testa. Finalmente c'è pure di una giacca. Bella. Bello, posso andare? Bello, grande. Per me avere una divisa da cuoco è stata una promozione. Ambivo a questo posto. Per voi due grembiuli puliti. Puliti. Mauro. Per Mauro non c'è una divisa da cucina, ma a sorpresa una da barman. Sarai qui dietro. Devi catturare i clienti, perché sei una persona positiva. Perciò la gente verrà qua a bere, perché ci sei pure te. Okay. Sei un figo. Grazie, grazie, chef. Abbiamo finito? Manca Vittorio. Qual è il tuo sogno? Cucinare? Sì. Tu farai l'aiuto cuoco. Bella. Lavorare con Vittorio in cucina sarà senz'altro costruttivo per tutti e due. Grazie di averci levato Mauro dalla cucina. Gigi, adesso c'hai due aiutanti in cucina. C'hai degli attrezzi di cucina. C'è una valigia di coltelli. Tagliano quelli, eh. E adesso ho qualcosa per farvi ricominciare alla grande. Venite con me. Che bella sta roba. Vi ho fatto una fornitura. Tutti i prodotti locali a chilometro zero. Formaggi, verdure, olio. Perciò ora abbiamo una bella osteria, una vera osteria. La fornitura di prodotti a chilometro zero non è l'unico regalo dello chef Cannavacciuolo. L'osteria del terzo tempo avrà finalmente un menù. Gigi, questi piatti qua l'ho pensato per te e per la tua osteria. Piatti semplici, buoni, nutrienti, con prodotti locali. La semplicità e lo spirito della cucina è stata azzeccata appieno. Guarda sto carpaccio. Abbiamo fuso un po' di parmigiano, abbiamo fatto una salsa. Involtino di verza. Abbiamo fatto l'involtino con il caprino. Una crema di patate e della pancetta croccante. Meraviglia. Fantastici, belli. La semplicità e la bontà. Questa è cucina. Un risotto, seppia e limone, gnocchi di patate, una crema di zucca e del guanciale di maiale, i bigoli con vongole e cime di rape, qua i secondi, la pancia del maiale con la polenta, rana pescatrice con lardo e fagioli. È straordinario. E poi i dolci, il tiramisù ci deve essere, un semifreddo allo zenzero e cioccolato con frutto della passione. E poi qua un dessert velocissimo. La sbriciolona, cioccolata e crema inglese all'arancia. Guarda che bello, eh? Mm. Eh? Lo sai che lo ringrazio. Hai dato la base a un locale che sarà degno di te. Scusate. Grande Gigi! Mi ha commosso lo chef, mi ha commosso l'attimo,
il fatto di aver raggiunto il mio obiettivo. Abbiamo cambiato qualcosa in lui sicuramente. Dopo la presentazione del nuovo menù dello chef Cannavacciuolo e l'inaspettata commozione di Gigi, è arrivato il momento di assaggiare i piatti. Assaggia pure te, dai. L'osteria del terzo tempo è pronta per il grande debutto. Giocatori di rugby e clienti di ogni genere accorrono numerosi. Gigi! Allora? Salve, chef. Buonasera, chef. Buongiorno, chef. Cioè, visto come è organizzato stasera la cucina? Miracoli! Zona calda, antipasti, dessert. La chiama dentro comanda, chef. Ah, adesso le vuoi le persone, eh? Questa cucina io non l'ho proprio mai vista funzionare assolutamente. Un'altra realtà. Eccoci. Questo è il nostro vino rosso dei Coliugani. È meglio servire vino e stare in mezzo alla gente piuttosto che stare in cucina con Gigi. Andiamo via? E allora? Alla grande, da quando non ci sei più qua dentro si va alla grande. Mauro dietro al bancone l'ho visto proprio bene, era il suo ruolo. Gigi, sì, hai visto qua chi c'è? Un giocatore nuovo in squadra, ma va controllato, perché lui è la prima volta che entra in cucina, ricordatelo, eh. Inizio serata sentivo un po' agitato, però si è sciolta subito questa tensione appena abbiamo cominciato. Gli antipasti dell'uno sono già usciti, cancellali. La serata procede a gonfie vele. Sala e cucina marciano in armonia. I clienti sembrano soddisfatti. Bisogna fare proprio i complimenti allo chef, veramente. Veramente i clienti qui dentro così soddisfatti non li ho mai visti. Guarda qua, qua. È uno così tuoi? Bravo! Nonostante la serata inaugurale prosegua senza intoppi e difficoltà, Gigi sembra essere turbato da qualcosa. Gigi non era fino a questa sera più abituato ad avere la sala piena e la cucina che andava a tutto gas. Incredulo e intimorito dalla sala affollata di clienti, Gigi si sente sopraffatto dall'ansia. Il suo momento di tentennamento ha inevitabili ripercussioni sull'uscita dei piatti. Io non ci vedo più dalla fame. Scusa! Prova a chiamare qualcuno. Amica, abbiamo già ordinato un pochino. Sì. Sai, sei già pronto per caso? Adesso sì. La squadra di giocatori di rugby che è entrata molto ovviamente si è un po' spazientita perché ha dovuto aspettare un po'. Che è Gigi? Che è? Ti sei accorto che stai vincendo la partita e ti è venuto paura? Perché tu c'avevi un locale che vinceva e l'hai perso. Sì, lavorare per 12 anni e poi non avere più il locale in mano è stato un brutto colpo, non me ne sono mai reso conto. Tu se lavori come stasera, non devi avere più paura. Andiamo dentro che ci aspettano i nostri tifosi, dai. Bravo, via, passa il bacon. Dai, così lavora una squadra, tutti insieme. Grazie alle rassicurazioni dello chef Cannavacciuolo, Gigi torna saldamente al comando della cucina. Via! E la serata riparte con un nuovo sprint. Gigi, un capitano non molla mai, ricordatelo, eh! Stasera ce l'abbiamo fatta alla grande e abbiamo fatto il 3-0. Soddisfatti per l'ottima cena, i clienti richiedono la presenza di Gigi in sala per acclamarlo a dovere. Dai! Vi vogliono ragazzi, dai fuori! Stavolta è stata veramente una grande prestazione ed è stata merito loro. Buonasera! Quando sono uscito e mi ha fatto l'applauso a me e mio papà, svenire sarebbe stato poco. Di questa serata conserverò un ricordo speciale. La prima serata dell'osteria del terzo tempo è stata un trionfo. Avete visto i clienti stasera? Loro ci danno la forza, ci fanno tornare a casa felici, felici di aver vinto una partita. Penso che il lavoro più grosso sia stato fatto, speriamo di esserne degni. È con la squadra che si vince, perciò sti ragazzi te li devi tenere cari. Lo chef è stato grande, ci ha fatto proprio rinascere.
E dopo le partite vinte, chi c'è? Terzo tempo, chef. Il terzo tempo. Ci aveva promesso che saremmo arrivati a brindare insieme a, un, a una grande gioia. Brindisi! Alla vittoria! Dai! Brindare al terzo tempo con il chef è stato bello. Eravamo carichissimi. Dammi qua. Bello. Un piccolo pensiero. La nostra squadra, chef. Il Roccia Rugby. Grazie. Me l'avete fatto sudare sta maglietta. Io non me l'aspettavo, lo chef si è scannato via un bel bidone di birra. Grazie. Master. Vado verso la meta, lontano da questo incubo. Adios.